Sicuramente è una cosa positiva. E il Valencia gioca di un modo di giocare che non va bene il Barça, perché il Valencia è una squadra che sa cosa giocare, ha una struttura forte, è una squadra veloce che avanti ci può fare male. Si Guedes, si Rodrigo hanno il suo giorno, però anche sono giocatori senza esperienza, nessuno da loro ha sicuramente giocato una finale, quindi a volte questo arrivano in quel momento, è la pressione per tutta la città, stanno con loro che devono vincere, questo può andare bene, però non lo sai mai come un giocatore così, che mai è stato in una situazione come questa, può reazionare bene, può avere il carattere, l'esperienza, la, non lo so come dire, la maturità di volere la palla, di giocare e di crederci, o la pressione li può superare, non lo so, ma credo che la cosa che si sembra è che sarà forte, sarà una partita dura. Il Barça forse avrà più la palla che il Valencia, perché il Valencia non gli piace la palla, però ci possono fare tantissime male. Maxi, una cosa, notizia di Lucio, che parlavamo prima, sì, accelerando il suo recupero, a meno di 2 settimane della sua operazione già sta realizzando il rinforzamento muscolare nel ginocchio destro. Está en Uruguay esperando el fin de semana de junio. Vediamo. Ho capito, però non è che... Buona fortuna, Lucio. Sì, vabbè, però non è che giocherà. No, evidentemente, vabbè, però. Ripetisco, non è che se ci interessa, Lucio. No, vabbè. Suarez lo ricontriamo ad agosto. Nel senso del come andava. Vabbè. Allora, Albert fa un'analisi secondo me molto giusta, specialmente su quello che dice sul Valencia. Secondo te, Pedisto, siamo favoriti o dobbiamo giocarcela? È una partita molto difficile, secondo te? Le finali vanno tutte giocate, non esiste la finale facile oppure la finale difficile. Indubbiamente va detto che noi siamo molto più forti, perché la partita non la sbagliamo. Ad esempio, Albert ha citato, facendo un paragone, il Valencia non arriva da tantissimo tempo a disputare una finale per un trofeo che sia la Coppa del Re o qualsiasi altro titolo in palio, a differenza, ecco, del Siviglia. Mi è accaduto questo esempio subito alle orecchie, però anche se fosse stato il Siviglia, il Barça naturalmente partiva favorito, perché comunque è una gara unica e a squadra blaugrana queste partite è difficile proprio che le sbagli, deve succedere una sorta di egatombe, insomma, parliamoci chiaramente, a differenza del match andata e ritorno, dove appunto anche un Siviglia può mettere in difficoltà il Barça. Chiaramente la squadra di Marcelino cercherà di capitalizzare al meglio le poche occasioni che avrà, proprio perché trattandosi di un impegno così importante per loro, di un traguardo che già si può definire di notevole rilievo per il Valencia, sarà una partita corta di nervi, dove mirerà a chiudere quelle che sono le nostre fonti di gioco e le linee di passaggio, perché naturalmente sa bene che noi siamo una squadra che palleggia, invece loro hanno come punto forte appunto questo cosiddetto equilibrio, per non dire difesa serrata, e cercherà di rendersi pericoloso con eventuali ripartenze. Il Barça dovrà evitare questo, mettersi con il pallone, cercare di concedere il meno, probabilmente non sbagliare nemmeno un movimento con la linea di difesa, che suppongo sarà abbastanza alta, però in linea di massima partiamo, dico, strafavoriti, ma comunque con un buon vantaggio sulla carta. Poi è normale, le partite vanno sempre giocate. Petiso, io quello che accennavo prima, che nelle due partite, sì, della Liga non abbiamo vinto al Valencia, nella prima. Però facci caso, Alberto, al Camp Nou il Valencia
come stava arrivando a chiudere la partita? Con le ripartenze. Con le ripartenze. Parecchi errori da parte nostra in fase di appoggio, quando dovevamo impostare l'azione dal retrovie. Non abbiamo vinto, però il Valencia stava per chiudere addirittura al Camp Nou, perché lì c'è un paio di contropiedi di loro, entra il 3-1, si mette brutta la partita. Ricordati bene, che il Valencia vinceva 2-0 con gol di Gameiro e pareggio di rigore. Accorciamo Alberto, però nel mentre che cercavamo il 2-2 e poi lo ha fatto Messi due gol. Esatto. Però tra il primo e il secondo del Leo abbiamo prima. Vabbè, però e quello è un altro discorso. Il problema è che non abbiamo vinto. Domani assolutamente noi dobbiamo evitare di fare errori in fase di impostazione dalle retrovie, perché altrimenti possono essere molto pericolosi, perché sarà questa l'arma del Valencia. E ricordati che in una partita ricordati il gol de Garay al minuto 2, che poi sì? 20 minuti dopo Messi ha pareggiato. Però appena sono entrati ci hanno fatto il gol. Sono partiti quando segnò Garay, era quindi l'impegno al Mestalla, giusto? Sì. Era l'impegno al Mestalla. Sì, sì, sfruttò molto l'ambiente casalingo. Su questa cosa non sì, al Mestalla era tenderei un po' ad allontanare questo spettro di un Valencia arrembante, perché la circostanza è completamente diversa rispetto a quella partita. Sì, vabbè, però sia per ambiente che per importanza. Siamo attenti perché no, è difficile. Senti Albert, ma scusa, bisogna vedere lo stato di animo dei calciatori nostri. Non ti aspetti un Valencia arrembante nei primi minuti sabato, quindi la faremo fare noi la partita? Sì, sicuramente, ma proprio perché il Valencia cercherà di farcela fare sfruttando qualche spazio. Vabbè, ma io vorrei vedere anzitutto lo stato d'animo dei nostri calciatori. Albert, secondo te come arrivano i nostri? Come ci arrivano i nostri, Albert? I nostri, l'ho detto prima, i nostri per me arrivano che già vogliono finire la stagione. Loro questa stagione da dicembre, dopo il disastro che ha fatto il Real Madrid, dopo che noi abbiamo avuto una regolarità e un Atletico che anche non è stato il suo migliore anno, credo che già da dicembre la gente sapeva che tranne una catastrofe, una cosa incredibile, la Liga era vinta, e la gente ha iniziato a pensare soltanto nella Champions, quindi si è arrivato il momento, e dopo la Champions abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, che è una cosa non ci sono le parole. Io credo che i giocatori, specialmente il giocatore che ha vinto tante partite, che ci ha fatto vincere tante partite, che ci ha fatto vincere in grande parte la Liga, è che ci può fare vincere questa coppa, che Leo Messi. Lui ovviamente vuol vincere quando inizia, sono sicuro che quando tu inizi a giocare la partita al minuto 1 non stai pensando in Liverpool, stai pensando nella partita, stai pensando in volere vincere, però quella motivazione che forse un giocatore bisogna del giorno previ di sentire che è una dia grande, che è un giorno grande, che è una partita grande, questo non sono sicuro che non lo sentono. Quindi non lo so come arrivano, io credo che arrivano con la mentalità così, con la mentalità di volere finire, da vincere perché si deve vincere, perché che è un titolo in più per fare il doblete, ma non è per la illusione di vincere e la voglia di vincere. Arrivano a giocare una partita, a fare un tramite, a vincere un titolo in più, però loro sanno che questa partita, la stagione non dipende da questa partita, che si deve vincere un po' per obbligazione, però che se anche se non si vince, credo che la gente avrà la stessa sensazione, tanto si vince come si perde questa competizione, perché la gente soltanto avrà la mente che sì, si è vinto la Liga,
ma probabilmente la catastrofe di Europa. La catastrofe Europa, questo Albert però sì. Cioè, l'ha detto chiaro, non mi sembra che è chiaro. È un tramite, sì, vogliono vincere, sì. Io sono sicuro che vogliono vincere, ma c'è qualcun giocatore che ha vinto già 6 Coppa del Re, 7 Coppa del Re, e adesso con si vede in Europa, il Bayern, la Juve, il PSG e il Barça hanno vinto la Liga, ma non sembra che hanno fatto una grande stagione, perché adesso questi grandissimi club che vincono la Liga sempre vogliono un po' più, vogliono la Champions, e specialmente il Barça dopo questi ultimi anni e avendo il miglior giocatore dal mondo. Credo che la Coppa non ci farà cambiare la mentalità neanche a noi, neanche ai giocatori. Intanto il Valencia è partito già a mezzogiorno per Jerez, e nell'aeroporto tanti tifosi gridando vogliamo la Coppa, Bestaglia vuole la Coppa. Vediamo. Sì, come diceva anche sia Albert che il Petisso, insomma, mancata parecchio la squadra. È ovviamente attrezzata anche per giocarsela contro il Barça. Petisso è una squadra grande, ricordiamo. Sì, sì, una squadra grande. Sì. Non è forse un Getafe, però esatto. Bisogna vedere, Max, quanti giocatori loro sono abituati a giocare ai grandi eventi. Esatto. Nessuno, Albert. Questo può essere un punto, sì, quella è una cosa importante, non di poco per loro. Sì, no, questo è vero. Senza dubbio, questo è la grande cosa negativa da loro, che non c'è nessun giocatore Parejo è sicuramente il giocatore con più esperienze, ma Parejo mai ha giocato una partita da questo livello, non c'è nessuno. Mi viene in mente Lazio-Atalanta, ma la finale di Coppa Italia. Non è paragonabile, Per dirti, Max, no, chiaramente non voglio dire è identica, però una squadra che arrivava più fresca fisicamente come l'Atalanta, poi non abituati i giocatori a giocare queste partite, la Lazio qualche elemento ce l'ha, è svoltato lì. Vabbè, sentite Albert. Anche loro hanno una pressione importante, perché ripeto, il Valencia non è il Getafe o l'Alavese. Certo. Questo di fare 10 anni, in 10 anni hanno vinto una Liga, un club come il Valencia, che è sicuramente il quarto club più forte da Spagna, ovviamente c'è molta illusione, però anche c'è una pressione è il nostro momento, perché se non si vince quest'anno, non si vince contro questo Barça. Anche per loro non è un disastro, ma è una cosa che l'avranno nella testa i prossimi anni. Sì, evidentemente sì. Diciamo che per un momento di crescita il Valencia deve vincere questo trofeo. Esatto. Ecco, questo è più che altro il meccanismo. Senti Albert, ma tutte queste discussione, cioè a Barcellona lì, concetture, diciamo. Come si sta vivendo da parte dei soci, della Fission, come si sta vivendo questa finale, ma anche ancora la delusione di Liverpool e il mercato, cioè Valverde che potrebbe rimanere, Griezmann che potrebbe venire, De Ligt che non potrebbe venire. Cioè, come i tifosi e i soci come stanno prendendo questo momento lì? Valverde che si deve dimettere? Sì, però rimarrà, da quello che dice il presidente, rimarrà. Ha detto al presidente, confiamo pienamente in Valverde. Io credo che la cosa che si parla qua, i tifosi, non dico quello che si farà, ma i tifosi, la Coppa, la gente non pensa nella Coppa, sarà una partita in più. Se si vince bene, se non si vince non succede niente, la gente veramente ne le frega un cazzo un po' la Coppa, è un po' così. è vero. No, non si parla, noi forse andiamo là perché è un giorno, un bel giorno, è una bella partita, ma la gente qua non si parla e la gente parla un po' del futuro. Ma io anche non vedo una illusione, sì, arriva De Jong, può arrivare De Ligt, può arrivare Griezmann, che Griezmann sicuramente dai tre è il giocatore che più illusione crea, la gente, c'è una divisione che qualcuno sì, qualcuno no,
De Ligt e De Jong, tutti il mondo è d'accordo che sono due grandi.